attaccato stamattina nella sua azienda l'imprenditore Giorgio Zanardi, sotto shock i dipendenti, Pavin, Confindustria. Tragedie come queste siano uno schiaffo per tutti. Saranno celebrati sabato i funerali della 14enne che si è tolta la vita a Cittadella. Intanto questa mattina in suo ricordo ha piantato un albero nella scuola. Bene l'asse Rossi-Fiore, ma serve correzione nel programma. Italia dei Valori contro il tracciato del tram che attraverserebbe il Parco Iris. Intanto Rossi a Roma per i finanziamenti. L'acqua non scende nei campi, ancora allagati. Viaggio nella campagna che costeggia il canale Frattagordone nella bassa padovana. La rabbia degli agricoltori. Un proiettile della Seconda Guerra Mondiale trovato dagli operai del Genio Civile durante i lavori di sistemazione dell'argine di via Turazza. Decine intanto le erosioni lungo il Piovego. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura, purtroppo, l'ennesima tragedia della crisi. Questa mattina si è tolto la vita all'interno della sua azienda l'imprenditore Giorgio Zanardi. Si è tolto la vita impiccandosi nel reparto cartotecnico vicino al suo ufficio, sopra la scrivania, gli ultimi biglietti e il grido di dolore di un uomo che ha dato la vita per il lavoro, ma è caduto, sopraffatto ormai da una montagna di debiti. Così lo ha definito Mario Grillo, il buco della Zanardi, amministratore unico da gennaio del gruppo editoriale di Via Venezuela, già in concordato da mesi. Diciamo che il rischio di non avere futuro è alto. E chiaramente questo sì, era una cosa che si trascinava anche da un po' di tempo. L'ultima volta l'ho sentito lunedì ed era molto avvilito di questa situazione, però nessuno pensava che potesse tirare fino alle estreme conclusioni, no? La banca aveva chiuso i rubinetti dei fidi da mesi, non permettendo all'azienda di saldare nemmeno i contoterzisti. Dei 110 operai all'attivo ve ne erano solo una trentina, anche le due figlie di Giorgio erano state messe in cassa integrazione. Dopo vari passaggi azionari, il gruppo editoriale era in mano ai due dei tre fratelli Zanardi, Giorgio e Rodolfo, ma Giorgio era la mente, ci raccontano i suoi operai, sotto shock, lui era la creatività. Tutti i più bei libri che ci sono in giro sono passati per le sue mani, perché tutti i campioni li faceva lui. Non può essere che sia finita così, non voglio crederci. Era una persona meravigliosa, aveva sempre una parola gentile per tutti. Dalle 6 della mattina fino alle 10 di sera era sempre qua con noi. Posso dire che è stato un padre, cioè non so come farò a entrare ancora qua dentro. Ci hanno fatto entrare negli uffici per mostrarci con orgoglio che cosa era capace di fare Giorgio Zanardi, i suoi volumi più belli. Il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare via, gli stessi dipendenti hanno rinunciato agli stipendi per mesi per sostenere l'azienda. Lui viveva con gli operai, era uno di loro. Ha dato la vita e mi permetto di dire che ha pagato un innocente. Nelle stanze di Via Venezuela resta soltanto un silenzio sordo, l'abbraccio muto tra i lavoratori che dicono ora cosa ne sarà di tutto questo. Ancora una tragedia, ancora un lutto, ancora una perdita che come tutte le altre provoca dolore, sconforto e rabbia. Sono le parole del governatore del Veneto Luca Zaia dopo la tragedia e il suicidio di Giorgio Zanardi. La nostra società nel suo insieme sta vivendo uno dei momenti storici più drammatici di sempre. Per uscirne è indispensabile che uno Stato e un governo distratti da beghe di segreterie politiche comincino a pensare ai problemi reali, continua Zaia. Ci penseranno comunque il prossimo 18 febbraio le associazioni degli imprenditori che manifesteranno nella capitale. Intanto da Confindustria a Padova il presidente Massimo Pavin dice tragedie come queste siano uno schiaffo per tutti, un richiamo a farsi carico dei problemi reali e ad avere più responsabilità collettiva ed individuale. Un altro dramma, quello di Cittadella, la 14enne che si è tolta la vita. Sabato verranno celebrati i funerali a Fontaniva. I fiori nel luogo della tragedia e una betulla piantata a scuola. Si vuole ricordare così come un germoglio che doveva sbocciare la 14enne di Fontaniva che domenica si è tolta la vita lanciandosi dall'ultimo piano di un albergo abbandonato di Cittadella. I funerali della ragazza verranno celebrati sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Fontaniva, dove domani sera alle 20 si terrà anche il rosario. Molti ripetono che questo poteva succedere nella casa di ciascuno, quindi non si tratta di giudicare, ma di capire, ecco sì,
di stare vicini, sì, sì, sì. Le parole di Don Gianni, il parroco che conosceva la nonna della 14enne. Un rapporto speciale tra le due donne, tanto che l'anno scorso la ragazza l'aveva scelta come madrina per la cresima e a lei aveva destinato le ultime strazianti riflessioni sulla sua giovane vita. Come la nonna, aveva deciso anche di impegnarsi in parrocchia con il Grest. Ha partecipato a un paio di incontri in preparazione al corso di preparazione al Grest come animatrice e questo rendeva anche la nonna felice, sì, perché diceva mia nipote, sì, anche lei si dà da fare, no? Entra un po' nel circuito dell'attività pastorale. Intanto la procura di Padova continua l'indagine, si vogliono individuare gli autori degli insulti pesantissimi rivolti alla 14enne nella chat di Ask, il sito al centro della polemica. Il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza ha proposto la diffusione di un link, un sito antidoto che aiuti gli adolescenti ad un uso consapevole dei social network, una giungla astratta dove sono esposti ad attacchi che spesso non riescono a gestire emotivamente. E siamo alla politica, la nota ufficiale è arrivata alle 18:15 a seguito delle decisioni assunte oggi dalla direzione nazionale del Partito Democratico. Ho informato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, della mia volontà di recarmi domani al Quirinale e rassegnare le dimissioni da Presidente del Consiglio dei Ministri. Le parole di Enrico Letta, che oggi non si è presentato alla direzione del Partito Democratico, ha già salutato i ministri. Intanto oggi a Roma era presente per un incontro al Ministero per le Infrastrutture il sindaco di Padova Ivo Rossi per chiedere approfondimenti tecnici finanziari sulla nuova linea del tram Volta Barozzo Stadio Gano, la cosiddetta SIR 3. Buone prospettive si erano aperte nei mesi scorsi, ma ora questa crisi di governo e le dimissioni di Letta potrebbero ovviamente arrestare questo processo. E di tram si è parlato oggi anche, ha parlato oggi anche l'Italia dei Valori, bene l'asse Rossi-Fiore, ma appunto sulla questione del tram ci sono da rivedere delle cose. Ovviamente dopo le primarie che riguardano solo una parte di cittadini già orientati politicamente, poi bisogna andare con le proposte e con gli uomini e con le donne, bisogna andare a prendere voti. Centrosinistra riformatore e progressista, ecco dove si posiziona il gruppo cittadino dell'Italia dei Valori. Il sostegno dunque per le elezioni amministrative va al vincitore Ivo Rossi, ma a breve chiederanno un tavolo di confronto. Prima di parlare delle persone bisogna guardare i contenuti. Siamo qua a costruire un tavolo per fare in modo che le nostre proposte vengono accolte. Poi sicuramente noi apprezziamo chi ha un'esperienza di amministrazione e sicuramente oggi più che mai quello che possono essere delle soluzioni alternative che vengono dalla novità. Prematuro dicono parlare di tandem Rossi-Fiore, bene il rinnovamento, ma è necessario per vincere a maggio andare a caccia di voti. Bene il programma di Rossi, ma chiedono alcune correzioni. E da affinare un attimo il suo programma. Perché non tutto va bene, perché i soldi sono quelli che sono e in questo momento qua amministrare bisogna amministrare con quello che c'è. La prima cosa che metteremo sul tavolo è la riprogettazione del SIR 3, del tracciato del SIR 3. Non vogliamo assolutamente che passi attraverso il parco Iris, ma che trovi una soluzione alternativa. Occhi puntati sugli argini padovani dopo i problemi che ci sono stati a Piazzale Boschetti e in via Turazza. E proprio in via Turazza, a causa di questo cedimento dell'argine, è stato rinvenuto un ordigno bellico. Un proiettile calibro 149 della Seconda Guerra Mondiale restituito dalla terra durante i lavori di sistemazione dell'argine. Siamo in via Turazza, tra Ponte Ariosto e Ponte dei Graissi. L'ordigno è stato deposto in questo contenitore per essere portato via dagli artificieri e messo in sicurezza. A scoprire l'ogiva sono stati questa mattina gli uomini del Genio Civile, all'opera da giorni per ripristinare questa parte dell'argine del Piovego in sofferenza. In molti curiosi si sono fermati vedendo gli uomini del nucleo investigativo dei carabinieri e il mezzo degli artificieri. Ci raccontano che in alcuni punti l'argine sarebbe smottato proprio ieri, così come segnalato anche dall'assessore Micalizzi, motivo per cui il Genio Civile avrebbe scelto in questi giorni di dare priorità proprio a via Turazza. Tutta l'acqua che deve giù, siamo in vaglio di acqua, piove tutti i giorni. Come sono messi gli argini secondo lei? Beh, quello il bacchiglione si è messo abbastanza bene, dalla zona nostra, qua. Ma io devo dare un tocco, eh. Ieri l'ispezione in barca dell'assessore con la protezione civile, decine le erosioni lungo il canale scaricatore fino al Bassanello. Oggi sorvegliati speciali sono i Graissi e San Gregorio.
Ancora i danni del maltempo, 6.000 ettari di campi allagati nella bassa padovana, la rabbia degli agricoltori che dicono siamo lasciati soli. Sì, ma promettono e poi alla fine non fanno niente, via l'acqua e via i discorsi. Vuol dire che il lavoro prima, comincia prima a fare qualche lavoro, siamo un po' abbandonati con tutto. Dimenticati, lasciati soli con l'acqua che ha invaso i loro campi, la rabbia degli agricoltori della bassa padovana, i loro terreni costeggiano il Fratta Gorzone, qui siamo a Vighizzolo d'Este e da anni chiedono che venga fatto qualcosa, ora l'ennesimo allagamento. A 100 centimetri di acqua, quindi un metro da mezzo, arriva proprio davanti a casa, quindi ma sono 10 anni che abbiamo l'acqua qui. Quando questa pompa si ferma, l'acqua invade i terreni. Ci siamo trovati ad avere tutti gli impianti idrovori lungo l'asta fluviale del Fratta Gorzone bloccati e questo è il risultato che vediamo tutti. Una stima dei danni è impossibile al momento, perché riguardano non solo il raccolto, ma anche il ciclo vegetativo. Si perde anche la concimazione. Un'esondazione, diciamo, indiretta, perché dal fermo delle idrovore, per la criticità degli argini e dell'alveo del Fratta, ovviamente questo comporta un allagamento esteso su tutte i terreni che sono lungo l'asta del Fratta Gorzone. 6.000 gli ettari allagati, campagna che corre lungo l'asta del Fratta Gorzone, tra i comuni di Castelbaldo fino ad Anguillara. Il canale deve essere dragato. L'ultimo intervento di questo tipo, secondo la memoria degli agricoltori del posto, risale al 1938. Questi i danni subiti dalle campagne padovane, ma bisogna rilanciare il turismo rurale. Ecco il piano di azione messo in campo dal GAL padovani, ovvero i gruppi di azione locale e i progetti per il futuro. L'agricoltura è il territorio come risorsa per incentivare il turismo di tipo rurale, per questo bisogna sapersi innovare ed inventare puntando sull'autenticità. Dopo i primi 6 anni di lavoro, i GAL padovani, organismi nati per aiutare, promuovere e valorizzare con fondi comunitari le nostre campagne, annunciano i nuovi programmi. Lanceremo l'ultima fase, che è quella della promozione del territorio, che parte dai corsi di formazione destinati e dedicati agli operatori economici del territorio, quindi non solo gli agricoltori ma anche i commercianti e gli artigiani. Azioni che vogliono rafforzare le competenze degli operatori locali favorendo la rete, questa è l'unica soluzione in questi anni di crisi. Abbiamo notato, da quando noi abbiamo fatto lo studio per il programma di sviluppo locale ad oggi, una perdita di quasi il 40% delle attività dei servizi e del terziario, quindi del commercio, del 20% dell'industria, ma anche del 35% nell'agricoltura. Incrementare le professionalità degli operatori rurali diventa così un obiettivo fondamentale. Le azioni informative gratuite del progetto Agricoltura coinvolgeranno tutto il territorio del Padovano e della Bassa. Questo incontro ha come obiettivo di coinvolgere le imprese del primario, cioè gli operatori agricoli che producono e trasformano prodotti agricoli, gli agriturismi, i ristoratori, gli operatori alberghieri, i comuni o tutti quelli che fanno attività che in qualche modo possono, nel collaborare, diventare rete per il territorio. E mentre il sindaco Ivo Rossi era impegnato a Roma questa mattina al Ministero per il Tram, vedete chi ha fatto visita in comune a Palazzo Moroni. Sono i goliardi che hanno voluto lasciargli un regalo. Il neoletto tribuno Miotis I al secolo Enrico Albuzio, fresco di nomina lo scorso 8 febbraio, si è presentato insieme ad altri compagni della goliardia portando in dono al sindaco Rossi una bottiglia di vino che è stata subito consegnata alla segretaria del sindaco, che l'ha depositata nel suo ufficio. Noi faremo di tutto per vincere, ma il sostegno dei tifosi è fondamentale. L'appello fatto dall'attaccante del Calcio Padova Tommaso Rocchi in vista della partita casalinga di sabato contro il Novara. Ma la cosa importante è che è bello avere la gente vicina. Io chiedo a loro di essere in tanti, di tifare la squadra come hanno sempre fatto. Lo so che nei momenti difficili non è facile andare magari allo stadio e vedere che la squadra sta andando male,
però l'hanno sempre fatto, so che lo faranno. Vedere lo stadio pieno con più gente possibile sarà una carica in più. Loro devono essere il dodicesimo uomo in campo. E questa sera alle 21.05 non perdetevi l'appuntamento con Focus. Come ogni giovedì ci sono le storie dei veneti schiacciati dalla crisi. Quest'oggi la vostra solidarietà è andata a Lorena di Vicenza, ma soprattutto si parlerà anche degli effetti della crisi dopo il dramma di Padova con l'ennesimo imprenditore suicida. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.